Sabato 1 dicembre, nella Sala Veneziana di Castel San Zeno a Montagnana, si è svolta la terza edizione del Premio Sandro Lucco, destinato agli alunni più meritevoli delle scuole di Montagnana, alla presenza delle autorità cittadine e scolastiche. 20 sono state le borse di studio elargite da altrettanti alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e delle classi quarte degli istituti secondari di secondo grado. Inoltre, sono stati premiati anche gli alunni che hanno conseguito il risultato più brillante agli esami di maturità. Parlo a nome di tutti i genitori, un ringraziamento grande alla Fondazione Lucco, è stata una bella iniziativa, di tutti i ragazzi meritevoli, che mi fa piacere anche perché fa parte anche la mia figlia, sono molto orgogliosa di lei. Le finalità dell'iniziativa principalmente consistono nello stimolare i giovani all'amore per lo studio, quale elemento insostituibile di crescita personale e sociale. Obiettivo che coniuga con lo spirito del benemerito cittadino Sandro Lucco e con lo statuto dell'omonima fondazione. La Fondazione Sandro Lucco, infatti, trae origine dal legato testamentario del signor Sandro Lucco, originario di Montagnana, dove nacque nel gennaio 1904. Nella sua vita accumulò un discreto capitale come imprenditore nel settore del commercio di oli combustibili e grazie anche a riusciti investimenti finanziari e immobiliari. È stato pure un artigiano artista che ha realizzato diverse opere scultoree. Trascorse gli ultimi anni della sua longeva vita a Montagnana, in una casa sita nel centro storico, dove si dedicò ad elaborare un complesso atto testamentario per legare il suo patrimonio ad una fondazione che operasse preeminentemente nell'ambito culturale. L'attuale presidente della fondazione è l'architetto Antonio Gemmo, mentre il direttivo è composto da altri 4 membri, espressione dell'imprenditoria artigiana, dall'ambito culturale e dell'amministrazione comunale di Montagnana. Sono felice di aver presenziato oggi alla terza edizione delle borse di studio che noi mettiamo a disposizione degli alunni più meritevoli. È stata una giornata veramente significativa perché oltre alla presenza del sindaco c'era un numerosissimo pubblico e tutti i dirigenti scolastici. I ragazzi hanno meritato questo premio proprio per il loro impegno, per la loro serietà. Noi speriamo come fondazione di poter continuare su questa strada e speriamo che questo sia di monito anche ai futuri amministratori, perché noi siamo in scadenza, di continuare, perché questa è la strada giusta per aiutare i giovani, per aiutare la cultura e lo sviluppo del sapere. La Fondazione Lucco si propone di promuovere e favorire lo sviluppo culturale della cittadina mediante il finanziamento di attività che vanno dalla letteratura alla poesia, all'arte, alla musica, come premi biennali di letteratura, mostre, pubblicazioni, convegni e altre manifestazioni turistiche, sportive e teatrali. Utilizzando la rendita del significativo patrimonio mobiliare che viene mantenuto integro, la Fondazione Sandro Lucco ha deliberato interventi per finanziare, in toto o come contributo alle spese, diverse iniziative proprie, nonché progetti proposti e gestiti da enti o da associazioni ritenute congruenti con i fini statutari della stessa.